collaboro da tanto tempo ormai con la Sellerio e con Gaetano Savatteri, così come con altri scrittori, e questa volta sarò la voce narrante di questo racconto che è contenuto in questa antologia, Giallo in cucina, il racconto di Savatteri assieme a tanti altri scrittori, Manzini, Tanzini, Piazzese, Jimenez e tanti altri. Come dire, portiamo ancora una volta con la Sicilia la bellezza del giallo, la bellezza del, con la Sellerio, la bellezza del giallo e la bellezza della Sicilia contenute in queste pagine, portiamo al grande pubblico. Aspettando che ci sia la quarta serie di Macari, ormai confermata con Claudio Gioè, con Domenico Centamore, con Ester Pantano e tutti gli altri, ormai un successo consolidato e siamo ben felici di questo. Cucina in giallo è un libro a più firme, a più voci di vari autori, il cui tema di questi racconti sono quelli attorno alla cucina, attorno anche ormai al mito che abbiamo della cucina, dei master chef, dei reality dove tutti diventiamo super chef. È un modo per prendere un po' in giro anche questa moda per cui gli chef sono diventati dei metapenser, dei filosofi della vita. È un racconto che diventerà anche questo buono per l'adattamento della prossima serie di Macari, che già è annunciata la quarta serie, che sarà girata a partire da settembre e che vedremo nel 2025. A proposito di Macari, un successo al di là di ogni aspettativa, perché non dimentichiamo che andare in onda di domenica c'è una concorrenza con il mondo del calcio. C'è il mondo delle partite, ci sono nuove emittenti come la 9 che naturalmente sono molto presenti e che naturalmente incidono sulla concorrenza. È vero che però i personaggi di Macari, i personaggi della fiction sono molto amati dal pubblico, dagli adulti, dai bambini, dagli anziani, e quindi sono diventati un po' di casa, e ogni volta che torna Macari in TV, che in genere è sempre dopo il Festival di Sanremo, quasi sempre è come se fosse un annuncio dell'estate. Oltre a Macari, cosa bolle in pentola, e oltre naturalmente al tuo impegnativo lavoro giornalistico? Bolle in pentola che sì, stiamo preparando alla nuova edizione di Marine Libre, questa rassegna che si svolge a Palermo, questo incontro fra editori e scrittori che sarà dal 6 al 9 giugno e che si svolgerà a Villa Filippina. Ci saranno incontri con autori, incontri con editori, speriamo di fare ancora una volta una grande festa del libro a Palermo, che peraltro in quest'anno coincide con i lunghi festeggiamenti per i 400 anni di Santa Rosalia, 400 anni dal miracolo di Santa Rosalia del 1624, che questo lo voglio ricordare, per alcuni studiosi sarebbe nata in provincia di Agrigento e a Racalmuto in particolare.